Una cosa che mi interessa sapere è noi come CGIL, quali sono le richieste, le esigenze che abbiamo manifestato all'amministrazione in questi anni, insomma. Sì, Nunzio, noi scrivemmo la numero 11, insomma, dove parlavamo delle nostre richieste ufficiali che abbiamo fatto all'amministrazione, alla politica, insomma, tra cui le indagini epidemiologiche, no? Noi affrontiamo costantemente il pericolo, quindi abbiamo bisogno di indagini epidemiologiche per capire quante patologie gravino sui vigili del fuoco. Noi, come organizzazione sindacale, vogliamo sapere, vogliamo la conta precisa dei vigili del fuoco morti, la conta precisa e il numero preciso dei vigili del fuoco con le patologie, perché deve nascere un vero e proprio quadro epidemiologico che tenga conto soprattutto della mortalità e dell'incidenza tumorale della nostra categoria. Lo so, non è facile parlare di incidenza tumorale, di cancro, sia durante un'intervista che anche quando faccio le assemblee, no, perché la parola cancro è una parola bruttissima, è una parola dura, difficile. Però, Nunzio, noi abbiamo tanti colleghi che hanno questo problema e quindi questa parola merita attenzione, merita di essere discussa. Quello che preoccupa tanto noi, la nostra organizzazione sindacale, è il fatto di aver trovato delle ricerche internazionali dove probabilmente c'è una correlazione tra l'esposizione a sostanze tossiche e le malattie professionali. Perché poi, Nunzio, c'è una differenza importante tra un infortunio e una malattia professionale. Perché l'infortunio ti colpisce in quell'istante, fa male, no? Ti crea un danno, ma è in quell'istante. Una malattia professionale invece ti perseguita per tutta la vita, non ti lascia in pace, diciamo così, è dura. Noi abbiamo i colleghi con il cancro, va fatta una discussione anche per le malattie neurodegenerative. Ok? Poi chiediamo il sempre in servizio. Cosa intendiamo per il sempre in servizio? Siccome è inevitabile l'esposizione a queste sostanze cancerogene e siccome l'insorgere di alcune patologie potrebbero avvenire anche dopo i 30 anni in esposizione, a un vigile del fuoco devono venire riconosciute le patologie anche durante il pensionamento, dal momento in cui c'è un'esposizione. Noi vogliamo che il vigile del fuoco in pensione venga tutelato e gli vengano riconosciute tutte le patologie. Poi c'è il riconoscimento automatico delle patologie. Il lavoratore per noi non dovrà più dimostrare che la sua patologia è correlata al lavoro. Quando noi siamo in strada, quando noi entriamo in un palazzo in fiamme che sta cadendo a pezzi, noi siamo una risorsa per i cittadini e per il paese. Ma quando questo lavoro ci ferisce o ci fa ammalare, noi dobbiamo diventare una responsabilità per il paese. Ecco perché il riconoscimento automatico. Poi abbiamo una super indennità, no? Cosa intendiamo per superindennità? Un'indennità diversa dal contratto e dalla specificità. Un'indennità da dare ad ogni presenza diurna e notturna, perché è dimostrato il fatto che è inevitabile, no, che un vigile del fuoco vada a lottare contro questi fumi e queste sostanze tossiche. E quindi la costruzione di questa indennità. E ci stiamo lavorando a livello europeo, perché comunque questo è un problema che riguarda tutti i vigili del fuoco europei. E quindi una costruzione di una nuova indennità per chi ogni giorno inevitabilmente ha a che fare con polveri e particelle tossiche. Te ne dico un'altra delle nostre richieste è la formazione. Non c'è una formazione. Noi chiediamo una settimana di corso della cosiddetta formazione alla consapevolezza, perché i giovani allievi, soprattutto i giovani allievi, che non hanno ancora sviluppato né buone e né cattive abitudini, ci possiamo lavorare su di loro, ok? Possiamo fare tanto per le future generazioni dei vigili del fuoco. Su questo io sono proprio intransigente, cioè la formazione degli allievi. Grazie, molto interessante questa parte qua, grazie.